siamo in regione Lombardia. Il Covid sale, e questa è una brutta notizia per tutti, ma purtroppo si ripete l'inefficienza, il caos e la confusione provocata dalla giunta lombarda e dal presidente Fontana. Così non va, non possiamo affrontare l'emergenza in queste condizioni. Soprattutto non è possibile che i nostri ragazzi siano trattati come dei pacchi da spostare e paghino le inefficienze della pubblica amministrazione. Le scuole, lo sappiamo, sono oggi uno dei luoghi più sicuri, come molte aziende sicuramente, e non è possibile che siano gli studenti a pagare le inefficienze della nostra programmazione. È evidente che il problema sta nel trasporto pubblico locale ed è altrettanto evidente, purtroppo, che non si è affrontato e risolto nei mesi che abbiamo avuto a disposizione. Vediamo treni, pullman, bus, tram affollati di ragazzi e poi chiediamo alle scuole di chiudere dopo che si sono preparate e hanno seguito le indicazioni ricevute dai protocolli. Così non va, i nostri ragazzi non meritano di essere il capro espiatorio di una giunta inefficiente e pasticciona.